Ok, è arrivato il momento di Economic Policy o Economia Politica. Abbiamo deciso di fare questo videocorso perché ci venivano richiesti alcuni argomenti che non erano né in micro né in micro, che alla fine erano in questo famoso esame di Economic Policy o Economia Politica. Quindi abbiamo deciso di raccogliere gli esercizi più richiesti e li andremo a fare insieme. Abbiamo creato questo videocorso e li andremo a fare insieme. Gli esercizi saranno in inglese, questo per sottolineare il fatto che noi come azienda aiutiamo anche per gli esami che sono in lingua inglese e ci focalizzeremo soprattutto sullo svolgimento di esercizi. Quindi, quando andremo a svolgere un esercizio, se la teoria di quell'esercizio l'abbiamo già fatta in altri corsi, tipo altro che inflazione o micro di domino, allora non l'andremo a rispiegare. Ok, la teoria non l'andrò a rispiegare perché già c'è in altri corsi, ma se fosse un argomento nuovo allora andremo a vedere la parte di teoria e poi l'esercizio. Senza perdere altro tempo direi di iniziare e partiamo con i nostri esercizi di Economic Policy. Ciao! Ok, partiamo e oggi andiamo a vedere un esercizio, un'altra sfaccettatura, un altro esercizio su un argomento che abbiamo già affrontato, che è appunto la Edgeworth Box. Nella Edgeworth Box appunto abbiamo già visto e probabilmente vedremo anche altre particolarità, altre variabili che possono intervenire in questo argomento. Oggi andremo a vedere un concetto nuovo, che è il concetto di NV-free. NV-free o comunque NV sta per Nvidia, se volessimo tradurre in italiano, NV-free è tipo, come dire, un punto non invidiato, se vogliamo. Andiamo a leggere l'esercizio così lo affrontiamo insieme e vediamo come risolverlo. Allora, come vediamo qua abbiamo già una Edgeworth Box che ci costruisce lui e ci dice: draw in different curves for agents A and B such that the point X in the Edgeworth Box in the figure below is an NV-free but not Pareto efficient allocation. Quindi noi praticamente dobbiamo andare a dimostrare che questo punto, ok, è NV-free, ma non è Pareto Efficient Allocation. NV-free, come ti dicevo prima, cosa vuol dire? NV-free vuol dire non invidiato. Adesso vedremo più nel particolare che cosa intendo con non invidiato. Intanto, se noi abbiamo una Edgeworth Box, vuol dire che abbiamo due soggetti, soggetto A e soggetto B, entrambi hanno delle curve di indifferenza, ok? E in questo modo andiamo a costruire poi la nostra Edgeworth Box. Intanto vediamo che, per esempio, io ho preso il punto X casetta, ok, che è questo qui, X hat, e X cappello, e praticamente mettiamo che X cappello per il soggetto A siano 6 unità del primo bene e 2 unità del secondo bene. Per l'altro soggetto, quindi per il soggetto B, X hat, è praticamente 2 unità del primo bene e 6 unità del secondo bene. Infatti, se noi andiamo a prendere lui, lo giriamo a 360, a 180 gradi e poi lo uniamo con la mappa delle curve di indifferenza dell'altro soggetto, otteniamo questa figura, ok, che avevo già disegnato. Quindi adesso qui lo rimettiamo a posto, eccoci qua. Quindi praticamente, come sempre quando si vuol fare la Edgeworth Box, prendiamo la mappa delle curve di indifferenza del soggetto A, la mappa delle curve di indifferenza del soggetto B, giriamo lui a 180 gradi, li uniamo, creiamo una box, creiamo una scatola, eccolo qua, e abbiamo la nostra scatola di Edgeworth. E questo qua è il nostro punto X cappello, X hat, dove abbiamo per il soggetto A, come dicevamo, 6 unità del primo bene e 2 unità del secondo bene, 6 e 2. Ciao, scusa l'interruzione, ma se il video ti sta aiutando ti invito a mettere mi piace e a schiacciare la campanella, così sarai sempre aggiornato quando escono dei nuovi video. Vado via, buona continuazione, ciao! E per il secondo soggetto abbiamo 2 unità del primo bene e 6 unità del secondo, come avevamo fatto del resto qua. Quindi, X cappello è NV free, quindi qui io la traduzione era non invidiato, ma vediamo da un punto di vista nella scatola di Edgeworth. X cappello è NV free se il bundle di A, quindi questo 6-2, è preferito ad A rispetto al bundle di B. Cioè, il bundle di A è 6-2. Il bundle, nel senso ciò che sta consumando A, in quel punto è 6-2. B, in quel punto, sta consumando 2-6. Ok? Quindi, questo punto qui è NV free per A se A preferisce 6-2 a 2-6 e il bundle di B è preferito da B rispetto al bundle di A. Quindi B sta consumando 2 unità del primo bene e 6 unità del secondo. Questo bundle per B è migliore,
per essere ambifree, deve essere migliore rispetto a 6 unità del bene 1 e 2 unità del bene 2. Detto in poche parole, un punto è ambifree se abbiamo due soggetti che hanno due consumi diversi, quindi 6-2 e 2-6. Questo punto all'interno della nostra scatola di Edgeworth è ambifree se il soggetto 1 preferisce il suo consumo, quindi 6-2 rispetto al consumo dell'altro, e questo soggetto, il soggetto 2, preferisce il suo consumo, quindi 2-6, rispetto al consumo dell'altro. Quindi del tipo, io sto bene, il tuo non lo voglio, tu stai bene, il mio non lo vuoi. Questo è il discorso. È questo che è ambifree, ok? Fuori, libero dall'invidia, ok? Non invidiato. Quindi io preferisco quello che già sto consumando. Tu preferisci quello che già stai consumando. Va bene? È come se, ti faccio un esempio, immagina una casa molto piccola dove c'è fratello e sorella, va bene? E cosa succede? Che se il fratello guarda un film, la sorella per forza deve stare al computer. Al contrario, se il fratello sta al computer, la sorella deve per forza guardare un film. Quella sera il fratello sta guardando un film e la sorella è al computer. Questa situazione di equilibrio è ambifree se il fratello preferisce i film rispetto al computer e quindi lui preferisce il suo consumo rispetto al consumo della sorella, e se la sorella preferisce il computer rispetto al guardare un film, quindi preferisce il suo consumo rispetto al consumo del fratello. Ok, questa è soltanto la parte 1 del video, la parte 2 la faremo uscire tra qualche giorno. Se però nel momento in cui tu stai guardando questo video, la parte 2 è già uscita, cliccaci, corri e vai a vedere anche la parte 2 del video. Se non fosse uscita, mi raccomando, clicca la campanella e iscriviti, così quando uscirà riceverai direttamente una notifica. A presto!